Carissimi concittadini, riprendiamo i nostri appuntamenti e vorrei raccontarvi del nuovo bando appena uscito di concessione dell'area della Cascinetta. Tutti voi penso saprete che il Comune di Sese è proprietario di quest'area che consta oggi di un ristorante bar, consta oggi anche di un campo da tennis. La concessione è scaduta al fine anno e l'amministrazione, nel predisporre il nuovo bando, ha pensato di puntare, rinnovare quest'area, questo centro sportivo, in modo tale che possa servire non solo alla frazione ma all'intera città. Per fare questo, l'amministrazione è venuta nella determinazione di voler realizzare questa struttura anche insieme al campo da tennis, un campo da calcetto, perlomeno poter utilizzare anche il campo da tennis per il calcetto, rinnovando in maniera adeguata la struttura, e è venuta anche nella determinazione di voler finalmente realizzare due campi da bocce che siano regolamentari. Oggi esistono già due campi da bocce, ma questi non sono adeguati a norma e non consentono di realizzare anche competizioni, per esempio, sportive. Quindi l'amministrazione, per fare questo, sceglie una strada che, per realizzare questi due obiettivi, sceglie una strada già sperimentata con successo dal nostro punto di vista con il Lido Blu. In questa struttura abbiamo realizzato, infatti, abbiamo ristrutturato l'intera area attraverso una concessione molto lunga, facendo sì che fosse il concessionario a realizzare le opere stesse. Tentiamo questo approccio anche, con la Cascinetta, perché il bando prevede che il futuro concessionario, che avrà, quindi un contratto anche abbastanza lungo di 14 anni, debba realizzare obbligatoriamente questi lavori che, l'amministrazione intende, realizzare. I due lavori appunto sono appunto la realizzazione di uno spogliatoio che consentirà pertanto di utilizzare il campo da tennis anche come campo da calcetto, quindi uno spogliatoio nuovo che si adatti appunto a almeno 10 giocatori, e chiede anche obbligatoriamente un altro lavoro che è quello di prolungare i campi da bocce esistenti in modo tale che siano regolamentari. Chiediamo anche al futuro concessionario non di realizzare subito queste opere, perché ci rendiamo conto che sono opere che comportano qualche mese di lavoro e quindi potrebbero comportare il blocco dell'inizio della stagione, ma chiediamo al futuro concessionario di poterli realizzare con l'inverno prossimo. Se pertanto questa intenzione, questo progetto andrà in porto, potremmo dire che con la fine anno la città potrà dotarsi di una struttura pertanto più funzionale, adeguata sia ai nostri giovani ma non solo all'intera comunità, perché potrà avere finalmente un campo da calcetto adeguato di cui si sente la necessità e anche due nuovi campi da bocce che possono essere utilizzati per attività sportiva.